È dedicata alla creatività delle donne la rassegna Marzo Donna 2018 promossa dalla delegata alle pari opportunità del Comune Simona Marino. Da oggi e fino al 16 aprile con il titolo Lazzare Felici a Napoli si terranno una serie di eventi che vedono l'universo femminile al centro. È l'occasione per fare il punto sulle attività dei centri antiviolenza e degli sportelli attivi sul territorio. Sono previste inoltre mostre, laboratori, dibattiti, appuntamenti con le scuole. Giovedì 8 marzo alle 18 il corteo non una di meno a partire da Piazza Dante e nei weekend dal 17 marzo al 16 aprile presso la Galleria Principe di Napoli si terrà la mostra Mercato Solidale Donne Migranti realizzata in collaborazione con le associazioni che operano nel settore. Abbiamo voluto sottolineare da una parte il fatto che le donne in quanto lazzare sono dei soggetti potenzialmente rivoluzionari, nel senso che la loro marginalità storica produce poi un effetto di riattivazione di desideri, di bisogni e quindi le rende in qualche modo sempre in una situazione di trasformazione. Ecco, le donne sono certamente un soggetto di trasformazione. La loro creatività è straordinaria. Noi abbiamo avuto l'adesione di quasi più, anzi addirittura più di 60 iniziative in tutta la città, devo dire da tutte le, sia le generazioni che il tipo di associazioni differenti. Presentata questa mattina in sala giunta, la rassegna Marzo Donna quest'anno ha come testimonial la scrittrice algerina Wassila Tamzali, femminista ed ex direttrice del programma UNESCO per la promozione della condizione delle donne nel Mediterraneo. Gli eventi del Marzo Donna sono organizzati in collaborazione con le 10 municipalità, gli organismi di parità, gli ordini professionali e le associazioni di categoria. Questa è una città felice dove le donne soprattutto si fanno portatrici e testimoni di pratiche mutualistiche, sussidiarie, che sostituiscono anche il disagio sociale e lo fanno con creatività e con gioia.